Ciao bambini, la Maddalena oggi vi legge i tre porcellini. C'erano una volta tre porcellini che avevano lasciato la loro casa per andare a girare il mondo. Tutta l'estate vagabondarono per i boschi e si divertivano giocando, cantando e ballando. Dopo un po' cominciarono a pensare a di costruirsi una casa, ognuno per sé. Così il primo porcellino, che si chiamava Timmy, decise di costruirsi una casa di paglia. Oh sì, io farò veloce veloce perché non voglio perdere tanto tempo. Farò una bella casa di paglia. In un giorno sarò pronta. Gli altri fratellini scossero la testa. È troppo fragile, dissero. Ma lui non ascoltò. Il secondo porcellino, che era un po' meno pigro dell'altro, andò a cercarsi delle assi di legno e pum pum pam, con delle belle martellate, le inchiodò tra loro e in 2 giorni la sua casetta fu pronta. Ma il terzo porcellino disse: non si può fare una casa in questo modo, caro Tommy. Ci vuole tempo, pazienza e molto lavoro per costruire qualcosa che resista al vento, alla pioggia, alla neve, ma soprattutto che ci difenda dal lupo. Per cui io mi costruirò una bella casa di mattoni. Passarono i giorni e la casa del porcellino più saggio cresceva lentamente, piano piano, mattone su mattone. I suoi fratelli andavano a trovarlo. Ehi Jimmy, come va la casa? Ancora non hai finito? Noi siamo a giocare, noi siamo a cantare e tu sei ancora lì a lavorare. La mia casa sarà solida e robusta. Dopo verrò a giocare con voi. Vedrete. Da lontano osservava cosa facevano i porcellini. Quasi quasi andrò a trovare questo bel porcellino che ha questa casa di paglia. Così andò dal primo porcellino e bussò alla porta. Porcellino, porcellino, fammi entrare un momentino. Fossi matto, disse il porcellino. Qui non puoi entrare, è casa mia, vattene lupo. Oh, ti farò uscire io, non ti preoccupare, disse il lupo. Poi, con tutta la forza dei suoi polmoni, soffiò sulla la casetta. La paglia volò via e il porcellino si trovò, fuori di casa. Scappando dalla paura, andò a casa del suo porcellino, del suo fratellino, con la casetta di legno. Oh, aprimi, aprimi, il lupo ha fatto volare via la mia casa. Vieni, vieni qui, la mia casa è più robusta, vedrai che il lupo non la butterà giù. E il lupo arrivò alla casa del secondo porcellino. Porcellini, porcellini, fatemi entrare immediatamente. Vattene, lupo, questa è la nostra casa. Oh, sì? E così il lupo prese un bel respiro. Con 2 soffi la casetta di legno volò via e i 2 poveri porcellini spaventati scapparono a casa dell'ultimo fratellino. Apri, apri, fratellino, il lupo ci sta rincorrendo. Co, aiuto, aiuto. E così il porcellino Jimmy gli aprì la sua porta. Venite qui, fratellini, qui il lupo non potrà entrare. Il lupo arrivò alla casa del terzo porcellino. Fatemi entrare, porcellini. Non mi fate entrare? E allora io la butterò giù con un soffio. Ma il lupo soffiò. Soffiò, soffiò, ma la casa di mattoni non cadde. Così il lupo si arrabbiò ancora di più
Accidenti a quei porcellini! Ora gli farò vedere io. Il lupo si arrampicò sul tetto. Il porcellino Jimmy disse: accendiamo un fuoco, presto! Accesero un grande fuoco nel camino e il lupo cominciò a infilarsi dalla bocca del camino. Faceva un po' fatica, ma alla fine mettiamo un bel pentolone d'acqua al fuoco, così il lupo si brucerà. Misero un grosso pentolone e quando il lupo scese dal camino, finì nel pentolone e si bruciò tutta la coda e scappò via urlando e piangendo. Evviva, dissero i porcellini, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo mandato via. Avevi proprio ragione, la tua casa ha resistito, caro porcellino, ora sì che possiamo giocare. Siamo tre piccoli porcelli, siamo tre fratelli, mai nessun ci dividerà, tra l'allero, l'ero, la.